creare una rete di soggetti istituzionali che possano attrarre investimenti e nuove aziende nel Salernitano, a proporre l'iniziativa all'amministrazione comunale di Salerno con il capoluogo come possibile soggetto capofila, per dare una risposta concreta alla necessità di rilanciare l'economia del territorio, partendo da quanto funziona, per aprire nuovi scenari per le imprese ed il lavoro a Salerno. Per quanto riguarda quelle esistenti, noi abbiamo un primo grande compito. Leggevo qualche rapporto anche della Regione Veneto, diceva il presidente di qualche associazione, noi dobbiamo passare non solo al saper fare, ma anche al far sapere. Quindi dobbiamo creare davvero una importante operazione anche di marketing territoriale, di promozione del nostro territorio, non solo dal punto di vista turistico come già avviene, ma anche e soprattutto dal punto di vista produttivo. Abbiamo produzioni davvero di eccellenza che dobbiamo supportare sempre più, creando un contesto di riferimento che possa sostenere quelle esistenti e attrarne di nuove, sostenendole, come dicevo, dal punto di vista fiscale, dal punto di vista delle infrastrutture, del supporto e della filiera istituzionale, da tanti punti di vista, per cercare davvero di rendere la nostra provincia sempre più attraente per i nuovi capitali e per i nuovi investitori. Il Comune di Salerno vuole e sarà, credo, soggetto capofila di una rete di altri soggetti, Comune, Provincia, Camere di Commercio, associazioni, per creare davvero un'operazione importante di attrazione degli investimenti. Un vero e proprio road show, se così si può dire, per toccare un po' tutti i grandi investitori, tutte le grandi aziende, per cercare di portarle qui sul nostro territorio, creare indotto e soprattutto creare occupazione. Come si fa appunto ad attrarre gli investitori e in quali settori, secondo lei, Salerno può essere appetibile? Abbiamo ovviamente un grande slancio nel settore turistico che non possiamo sottovalutare. Abbiamo eccellenze da mettere a sistema nel campo dell'agroalimentare, nel campo dell'agroindustria. Stiamo lavorando con aziende del campo farmaceutico, biomedicale, con tante imprese innovative, dalle grandi imprese dell'IT. Insomma, sono settori in cui tutto dipende solo da noi. Quello delle start-up, quello dell'innovazione dipende solo da noi, dalla nostra capacità di fare rete tra sistema produttivo, sistema accademico, sistema della ricerca, quindi c'è da lavorare, ma i presupposti ci sono tutti.